volta. Buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Oggi sveglia presto, non c'è ancora il sole, ma va tutto bene perché oggi andiamo in pista a Busca e quindi svegliarsi presto è solo un piacere per me. Sto andando da Giovanni a prendere altri due piloti e poi ci vediamo là in pista. A dopo. Buongiorno amici, siamo arrivati finalmente a Busca. Giornata uggiosa. È bellissima sta pista ragazzi, è veramente bella. È una prateria ed è molto molto veloce. Il primo turno inizia fra 10 minuti. Io sono già pronto, ci andiamo in pista e vediamo che tempo riusciamo a fare. C'è un sacco di gente, un sacco di piloti forti, quindi ho solo da imparare oggi. Ho solo da imparare. Ce l'ho di là, guarda, faccio un giro e esco. Il braccialetto, iniziamo bene. Beh. Non ci credo! Ogni volta pisciando al troppo pieno, come, cioè, non è possibile. Oh. Niente, non ce la possiamo fare. Per una volta, problemi al carburatore, si è riempito, ha iniziato a sputare benzina dappertutto. Proviamo a fare il secondo turno. C'è tutta una bella pisciazza di benzina. Mentre tutti girano, noi siamo di nuovo fermi. Il carburatore pulito e riproviamo quello stesso, se risuccede cambiamo il carburatore e mettiamo quello pompa pompa di Giovanni, quello da gara. Sto un po' sperando che si rintasi. Aggiornamento, abbiamo già messo il carburatore pompa pompa, versione pompa pompa di Giovanni, quindi forse dovremmo essere a posto, forse.
Minchia che grassone. Sono pure senza casco. Comunque, finalmente, bella sessione col carburatore pompa pompa di Joe. Kart andava da Dio, veramente bene. Alla fine ho sbetto, io ho messo una gomma sull'erba, mi sono girato dall'altra parte. Purtroppo il tempo non lo so perché avevo il computerino di bordo impostato male, quindi prendeva delle bande magnetiche un po' a caso. Adesso me lo sono fatto sistemare, sono fatto aiutare. Allora, quelli bravi bravi girano su 1,7, 1,7,5, tipo giù. Io proprio non ci provo neanche. Senza fare un 1,9 basso sono contento. Quindi obiettivo per oggi 1,9 basso, vediamo cosa facciamo. Comunque questa pista è veramente, veramente una figata. Sapete perché mi sono fermato, vero? E sto ridendo per non bestemmiare. Sto veramente ridendo per non bestemmiare. Mi fa di nuovo male. Mi fa di nuovo male sta cazzo di costola. Che poi non so se è la costola o muscolo, sinceramente. Però oggi non mi fermo. Oggi mi spacco, vado, mi frega un cazzo. Se mi fermo solo un turno, mangio un panino, mi butto giù un occhio e ricominciamo a girare. Ho fatto 1,9,5. Nell'unico giro che ho trovato libero, secondo me posso tirare giù tranquillamente in un secondo oggi. Ora ci droghiamo di Aulin. Oh, con questa qui stai tranquillo che giri, però non va bene. Ma è muscolo, è muscolo. Che cosa devo fare secondo me? Ma ti fa male quando ho schiacciato così? Vai. Sincero? No. No? Non è muscolo allora quello, La salvezza. Siamo bombati di Aulin. Adesso si ricomincia.
vincoli dell'Aulin. Dolore è passato abbastanza, sento ancora un po' di fastidio, ma niente a che vedere come prima. Con prima ho fatto 1.92 nell'ultima sessione, che è il giro più veloce che ho fatto finora. Adesso fra poco rientriamo, provo a mettermi o dietro Cla o dietro a Kevin, che vanno un po' più forte, e vedo dove posso migliorare e cosa sto sbagliando. Il mio obiettivo è fare 1.8.5 oggi, vediamo se riusciamo a farlo. L'ultima sessione ho provato a stare dietro Cla, ma mi sa che mi sono messo troppo vicino, perché c'erano alcune curve in cui lui guadagnava un sacco e scappava via, ad altre in cui io guadagnavo e quindi lo avevo davanti e non sono riuscito a fare il tempo ottimale. Abbiamo visto che su alcune curve, specialmente quelle lunghe con una buona uscita, tende a sottosterzare con le gomme quando le gomme si riscaldano. Abbiamo controllato la pressione alla fine e abbiamo visto che eravamo un po' altini. Siamo scesi quindi di mezzo punto davanti. Adesso a breve ritorno in pista, l'obiettivo è fare 1.8, mettiamo un 8, un 8.99 va benissimo. Costole molto meglio, specialmente con il paracostole che mi hanno imprestato. Cla che me l'ha prestato se ne deve andare, io devo mettere qualcosa, metterò una maglietta, qualsiasi cosa, perché stavo giusto iniziando a divertirmi. Ah, io lo sapevo, questi vecchi vestiti di Giusy sarebbero tornati utili. Primark, qualità, saranno il mio nuovo paracostole. Posso usare questa sciarpa viola con questo felpino rosso. Direi che il rosso va di moda quest'anno, quindi... Per te, come paracostole nuovo, da rosso o viola? Rosso? Rosso. Vado con rosso. Tutto sistemato. Benjo, Frieme, assumetemi, sono il nuovo ingegnere dei paracostole. Guardate che spettacolo, che bomba. E poi è anche figo da vedere. L'esperimento fallimentare con i vestiti usati, ormai non so più cosa fare. Ho uno della gomma piuma, anzi della schiuma dura. Pensate di mettere un cuscinetto qua sotto per evitare che questa parte vada a toccare contro qualcosa. E provo sia con questa che mi ha dato Giovanni, sia con questa che mi ha dato Andrea, un ragazzo conosciuto qua, gentilissimo, e vediamo quale delle due funziona meglio. Un po' meglio, ma non benissimo. C'è l'ultima sessione, io voglio fare sto 1.8. Ci provo. Comunque inizia a fare male sia il collo che le braccia che tutto, quindi ho paura che non sarà semplicissimo. Però ci proviamo, dai, alla fine siamo qua per migliorare. Bene, in questo momento potrei mostrarvi un altro disperato tentativo di raggiungere il mio tempo target, ma non farò così. Piuttosto ho deciso di utilizzare questo spazio per regalarvi un consiglio che un amico della KGM, Daniele, mi ha dato e che mi ha aperto completamente la testa. Ovvero, smettetela di focalizzarvi sul tempo, ma piuttosto focalizzatevi su di voi. Specialmente se siete alle prime armi, ogni tanto spegnete quel maledetto computer di bordo
e tornate a danzare e a fare l'amore con il vostro mezzo, sia esso un kart, una moto o un'auto. Da quando ho iniziato a correre con il kart a marce e i KZ mi sono arrivati innumerevoli consigli su come adattare la mia guida e renderla più efficace al KZ in modo da migliorare il mio tempo. Questi consigli erano validissimi, però mi hanno allontanato troppo in fretta dal modo di guidare, lo stile di guida che mi piaceva e al quale ero abituato. Perché sebbene abbia scorrazzato qua e là su vari kart nella mia vita, nel mondo dei KZ sono ancora un completo novizio. E da qui un secondo consiglio. Prendetevi il vostro tempo. Noi, e mi rivolgo a quelli come me che sono alle prime armi nel mondo del karting o comunque in qualsiasi altra disciplina, siamo i bambini che salgono per la prima volta sulla bicicletta con le rotelle. Abbiamo sogni grandi, sì, vogliamo andare come gli altri adulti sulle loro bici da gara, ma sappiamo che se togliamo troppo presto quelle rotelle ci facciamo del male. Piano piano, giorno dopo giorno, sessione dopo sessione, impareremo a stare in equilibrio. Quindi, la prossima volta che salite sul kart, chiudetevi la visiera, scaldate le gomme e per un paio di giri, prima ancora che pensare al tempo, godetevi il vostro kart. Danzate con lui, parlategli e soprattutto prendetevi il vostro tempo. Perché è solo grazie al tempo, la passione, l'impegno e la costanza che noi adesso bambini toglieremo le rotelle dalle nostre bici. E fidatevi, quando quel giorno arriverà, saranno proprio i grandi con la bici da corsa che tanto ammiravamo a guardarsi indietro sperando che quei non più tanto bambini non arrivino mai a superarli. Detto ciò, ad oggi mancano esattamente 2 settimane alla gara di Moncalieri, quindi dovrò cercare sì di godermi il kart, ma anche di iniziare a togliere queste rotelle abbastanza velocemente. Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Facebook e sulla mia pagina Instagram. Durante la prossima settimana sarò in pista a Moncalieri ad allenarmi, se ci siete passate a salutarmi, altrimenti ci vediamo al prossimo video. Ciao!